E ciao a tutti amici e ben ritrovati qui su Country Apps. Oggi un video decisamente differente rispetto a quelli che pubblico abitualmente qui sul canale, ma ho ugualmente pensato di farlo perché a molti di voi potrebbe tornare molto molto utile. E allora, occhi ben aperti perché subito dopo la sigla vi mostrerò in che maniera derivare da una presa di corrente, un interruttore atto a governare una nuova lampada in maniera tale che possiate essere messi in condizione di portare la luce in un ambiente che ne è magari sprovvisto. Molto bene, essendo un lavoro di fai da te elettrico quello che andremo ad effettuare quest'oggi, al fine di garantirci una totale sicurezza, andiamo immediatamente a staccare la corrente. Possiamo farlo in due modi, o agendo direttamente sul nostro contatore, oppure andandoci ad abbassare questa leva presente sul salvavita. Come vedete, la corrente è rimossa. Fatto questo, ci spostiamo nuovamente sul sito sul quale opereremo e procediamo pure con lo smontaggio di questa placca. E una volta che abbiamo rimosso il nostro portafrutto dalla rispettiva cassetta e abbiamo individuato i due fili che ci interessano, ovvero quello di fase, questo marrone, e quello neutro, questo azzurro, andiamoci pure a preparare i ponti per il nostro interruttore. Lo facciamo spellando alle sue estremità un moncone di cavo elettrico. Sia di colore marrone, quindi per la fase, sia di colore azzurro per il neutro. Come potete vedere, abbiamo estratto il filo di fase dal suo alloggio. Procediamo con la realizzazione del ponte. Lo facciamo utilizzando il cavo che abbiamo precedentemente spellato. Lo uniamo a quello che abbiamo trovato all'interno della nostra cassetta. Facciamo la stessa cosa anche per il filo neutro. Ed ecco nel dettaglio le due giunzioni che costituiscono i due ponti, quello della fase e quello del neutro. Andiamo a riposizionarli all'interno del frutto. Cominciamo con quello di fase e passiamo poi al neutro. Spostiamoci a questo punto sulla parte terminale dei nostri fili costituenti appunto i due rispettivi ponti e inseriamo il filo neutro all'interno di questo portalampada, lo vediamo qui nel dettaglio, che ci consentirà successivamente di testare la validità del nostro lavoro. E allora, neutro nel neutro, mentre la fase in questo interruttore. A questo punto muniamoci pure di un altro spezzone di filo marrone e andiamo a spellarne ambo i capi. Riprendiamo nuovamente il nostro interruttore e all'interno di questo secondo alloggio, lo vediamo qui nel dettaglio, andiamo pure ad inserire uno dei due capi che abbiamo appena lavorato. Serriamo con il nostro giravite e adesso ultimo step, è giunto il momento di collegare il capo uscente dall'interruttore al nostro portalampada.
Ed ecco fatto, il nostro circuito è chiuso, non ci resta altro che provare il tutto. E come vedete, il nostro nuovo interruttore funziona perfettamente. E se ci andiamo a provare anche la presa, ovviamente essa funzionerà perfettamente. Dunque a questo punto non dovremo far altro che far passare i nostri cavi all'interno di un tubo corrugato occultato all'interno delle nostre mura, o più semplicemente far passare il tutto all'interno di apposite canaline per poter godere di una perfetta luce artificiale laddove prima non c'era. Bene amici, ed anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, ma soprattutto che possa tornarvi utile, e a me non resta altro da fare che salutarvi tutti con un caro abbraccio e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo episodio. Ciao!